Ti consigliamo di giocare con un gamepad? Ascolta, zio. Se io voglio giocare con le monete di cioccolato al posto della tastiera, lo faccio. Non c'è bisogno che tu mi venga a dire che cazzo devo usare, ok? Ok. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Sono FaviJ. E oggi siamo tornati su I am bread. L'ultima volta che ci ho giocato avevano aggiunto 2 miliardi di cose, tipo questa. O una baguette. C'è la baguette. Perché l'importante, ragazzi, non è avere del pane, ma avere una lunga baguette. Ogni volta che gioco a sta roba non mi ricordo mai come ci si muove. È un macello. Ecco. Perfetto. Sembra che alla radio si drizzi una baguette. È una cosa normale. In realtà lo scopo di sta roba è quello di spaccare più cose possibili. Chi è che ha organizzato un party con la birra senza di me, bastardi? Ecco, perfetto. Cioè, praticamente lo scopo è la madonna, la baguette la lancio. Perché cazzo non ho scoperto prima sto gioco. Sutra, eccoci qua, perfetto, vai così. Sto facendo un disastro, tra l'altro non so neanche... È partito un razzo, a caso. Vabbè, ho rotto il razzo, ragazzi, è stato... succede. Spacchi, grazie zio. Mi fa piacere quando mi dicono che spacco di brutto, grazie ragazzi. Gravità zero, cos'è sta roba? Le hanno inventate tutte questo gioco. Diventa un toast? Perché stai tipo galleggiando in mezzo allo spazio? Spiegami. Ma cos'è? Siete seri davvero? Ma come? Ma cos'è sta roba? Ma chi è che ha mandato... Vabbè, ragazzi, una cucina nello spazio. Giusto. Ma sei serio? Ma che gran figata è, raga. No, ma sei... Cos'è sta roba? E come cazzo si fa? Cioè, io vado... No, vabbè, raga, l'epicità... Questo... Ma come ho fatto a non scoprirlo prima? È il gioco dell'anno! Come cazzo ho fatto a fare sta cosa? C'è una bottiglia che galleggia, buongiorno. Ascolti, se... No, mi dispiace, mi scusi. Nebula 1, Nebula 1 a toast imburrato, passo. Toast imburrato, passo. Cazzo, le formiche! Formiche spaziali! Merda! Vabbè, mi hanno preso. Si è fermato a 69, ragazzi. 69 non è per caso. Approaching to the toast station. Navicella tosta, tosta pane. Navicella tosta, tosta pane. Mi ricevete? Navicella tosta, tosta pane. Passo, richiedo attracco immediato. Richiedo attracco immediato. No, da quella parte, troio. Manovra di rotazione in corso. Navicella tosta, tosta pane. Mi ricevete? Passo. Manovra di rotazione eseguita. No, cazzo. Vabbè, io giocavo a Clash of Clans mentre facevano le istruzioni di volo. Ok, piano, piano. No, navicella tosta, che cazzo fai? Navicella tosta. Brava, brava, così, giù, veloce. Navicella tosta, tosta pane, stiamo per entrare. Entra, c'entra il buco. Ma che cazzo fai? Storgi, vai storta, cazzo. Vabbè. Cazzo, vai che c'entra. Mica se lo centro, giro nudo per casa. Il pomello di merda. Dai, maledizione, bravo, hyperdrive. Ma cazzo, ma qualche mira di merda che c'ho. Oddio, che cazzo è? Ci sono delle formiche mutanti nel mio toast. Chi è che ha messo delle formiche mutanti? Delle formiche mutanti nel mio toast o c'è un toast sulle mie formiche mutanti? Non lo so. Sì! Sì, cazzo, sì! Ci ha messo gli anni, ma Dio mio santo, ne valsa la pena. Ragazzi, sono entrato. Non ho neanche visto quanto ho preso, ma dall'euforia ho cliccato subito. Fantastico. Caccia il formaggio, ma che cazzo è? No, ma seriamente, raga, ma che... Perché hanno aggiunto ste cose? Non lo so. Trova tutto il formaggio. Sono un cracker. Ma come? Aderenza. No, cos'è sta? No, fatemi capire. Vedete, mi devo spalmare la Philadelphia addosso. Ma il formaggio è questo qua sopra che puzza? È questo qui? Dai, vieni giù, troia. Eccoci qua. È caduto giù però. Devo andarla a prendere. Vabbè, che tanto fa già schifo. Ma devo prenderlo cosa? Non ho capito. L'ho preso. Ce l'ho fatta. Ho la Philadelphia che mi scorre nelle vene. Non è Philadelphia, ragazzi, è l'Erdammer. Spalmatelo bene addosso tutto quel formaggio, se... Oh. Ragazzi, sto per fare il salto del secolo. Siete pronti? Non so quanto possa riuscirmi, però ci provo. Sì, passa pure sul pavimento. Chi se ne fotte delle impronte per terra che danno più sapore, più gusto. Dovrebbero fare le wacos col gusto impronta di stivale per terra. Provateci, ragazzi, a prendere le vostre Nike e spalmarle bene bene sui cracker. Come cazzo si fa, raga? Impossibile. Certo! Cosa? Che cazzo è successo? Oddio santissimo, che purga. Sono degli anni per fare sta cagata. È tutto per un pezzo di formaggio scaduto di merda. Non importa, ragazzi, quanti ostacoli troverete nella vita. L'importante è prendere il formaggio. Tom e Jerry insegnano. C'è una roba... Bello, ho preso una lisca di pesce. Dio santo quanto voglio questo cracker. Non ho mai visto un animale muoversi così velocemente. Ma vedo un cracker che fa di peggio. Che roba. Dai, veloce. No, non ci credo mai. Sta per finire l'aderenza. Ti devi muoverti. Che culo. Ah, ma era sotto il formaggio. Oh, cazzo. Dai, sì. No.
come? Allora, ragazzi, non so in che modo possa fare questa cosa, ma ci provo lo stesso. Che cazzo di mira di merda c'ho? È esattamente qui che volevo finire, credetemi, era proprio il lavandino il mio obiettivo. Ci provo 20.000 volte e non ci riesco più a fare sta cosa. Ma prendilo sto formaggio, non creparti come un deficiente. Bravo, bravo, ascolti. La madonna, che formaggio di merda è? Ok, oh, mica, ecco qua, lo stupro di formaggio, è giusto. Piano, 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 cazzo, piano. Come mi sono salvato. No, dai, ma perché sei così rincoglionito? Ragazzi, cracker, piastrelle e lavandino. Nuova ricetta, Favij. È mezz'ora che tipo vado avanti così, Dio mio santo, sto cracker è una me... Ecco. Madonna, allora sentite, che andiamo a livello, che dite? Condividi, condividi su Facebook, scriviamo. Porca puttana! Ecco. D'accordo ragazzi, manca solo tipo la corsa dei bagel che avevo fatto l'ultima volta, ma tipo l'ultimo non l'ho fatto, il giardino. Già che l'ultima volta ho fatto un casino, però vabbè. È già partito così? Mica, non mi ricordo manco come ci si muove, un attimo cazzo. Ok. Ok, dove sta? Bravo, bravo, hai centrato in pieno. Vai uomo, forza, bravo così. Minchia che volo. Madonna che mira. Che mira. Non so come ho fatto, raga, non ho idea. Bravissimo. Bravi. Che? Cioè fai drifting. Che bei sedili in pelle. Ma cos'è, una Lamborghini questa? Sì. Bravissimo. Minchia, raga, impossibile. Cioè sto facendo non so come. Ricordatevi che i bagel, queste ciambelle bellissime, sono più buone col terriccio. È una cosa che vi insegno. Vi insegna lo zio Favi. Eccolo. Ok, posso essere risucchiato dagli UFO. Fantastico. F di Favij, ragazzi, ovviamente. Ci siamo, ragazzi. Manca l'ultimo. E poi ho finito tutti i livelli. È l'ultimo che manca. Non l'ho mai fatto questo. Pompa di benzina. La madonna. Mica un circuito. Che cos'è? Fantastico, ragazzi. No, no, madonna. Oh, madonna, un parto. L'importante, ragazzi, è finirlo. Ancora sta macchina. Ma chi è che mi parcheggia la Lamborghini e le pompe di benzina? Che rampa idiota. Ma che. Chi è che l'ha fatte così piccole? Ok, bravo. Bravo. No! Ma no, sei stronzo. Ecco, perfetto. Bravo, zio. Bravo. Complimenti. Tempo parziale 12 anni, ma va bene. Ok, continua così, continua così. Bravissimo. E poi il resto riesco a farlo velocemente. È solo quello che faccio cagare a fare. Sto anche guardando dove sto andando. Io vado. Vado a casa. Potrei cadere in burroni o... Ecco, infatti. Che cazzo sto facendo? Bravo, continua così, zio. Bravissimo. Ecco, lo sapevo. Ah, era la fine. Ovviamente ci mancava che non cadessi alla fine. Victory! Fuck yeah, ragazzi. Fuck yeah, ce l'ho fatta. Di, perfetto, ragazzi. Di, dai cazzo. Ma va bene così. Che bello, cioè, abbiamo finito tutti i percorsi. Questo era l'ultimo in assoluto, bellissimo. Ma vedo che ho preso voti diversi in tutti quanti. Vabbè, la fantasia. Comunque, ragazzi, concludo qui l'episodio. È stato alquanto strano rigiocare a I Am Bread. Ma adesso l'ho finito. Non tutto, ma solo la modalità l'ho finita. Almeno quello è già qualcosa. Io spero vi sia piaciuta la serie in generale su I Am Bread. Perché non so se farò altri episodi, a meno che non facciano aggiornamenti con... del Philadelphia. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, mi piace, un mi piace se anche voi sotto sotto fate le corse con le ciambelle, ragazzi, perché io lo so, so che la mattina prima di andare a fare colazione vi alzate e fate le gare con le ciambelle per far incazzare la mamma. Anche la pagina di Facebook è con il video, trovate nella descrizione. Sono sicuro che ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.